In diretta le immagini del sole che si sta oscurando anche sul cielo di Milano. Il tempo da noi è stato più clemente del previsto, permettendoci di seguire insieme a voi le fasi salienti dell'eclissi di sole. Prendiamo il testimone da Torino, dallo speciale di Leonardo, e continuiamo nel nostro telegiornale a seguire il viaggio del sole nero. Buongiorno dal telegiornale 3. Buongiorno dal telegiornale 3, milioni di sguardi sono già puntati verso il sole, i primi ad osservare l'eclisse sono stati gli abitanti di Saint-Pierre-et-Miquelon, arcipelago a largo del Canada, dell'Oceano Atlantico. Delusione invece in Cornovaglia, in questo momento coperta dalle nubi, da stamattina migliaia di persone giocano a rimpiattino con il sole cercando uno squarcio di sereno. È arrivata una grande folla, ma come detto la delusione si annuncia cocente nel sud-est dell'Inghilterra. Tutto pronto anche in Francia, dove si segnalano ingorghi sulle autostrade verso la Normandia, mentre è stata presa d'assalto stamattina a Parigi la Gare du Nord, da cui partono i treni destinati alle zone dove è prevista l'eclissi totale. Noi adesso ci spostiamo ad un punto di osservazione più vicino e un po' più elevato, l'osservatorio di Campo dei Fiori, vicino a Varese, dove c'è per noi Elena Ceva. Sì, buongiorno, all'immagine che state vedendo, ecco adesso vedete me, siamo a Campo dei Fiori a Varese, dove la giornata, potete vedere, è assolutamente splendida, siamo stati fortunati, forse non siamo in Cornovaglia, l'eclissi non è totale, però quella che vediamo è veramente in tutto il suo splendore, sia l'eclissi sia il panorama di questo luogo meraviglioso. Adesso forse potremmo vedere le immagini che proprio da qua la gente sta vedendo, qui ci sono centinaia di persone a naso all'insù che hanno cominciato ad arrivare questa mattina per ammirare proprio questo spettacolo. Sono tutti sulle terrazze dell'osservatorio, osservatorio che è aperto al pubblico, che si fa un vanto di essere un luogo di divulgazione oltre che di scienza e di studio. Sono arrivati fin da questa mattina, ci sono tantissimi bambini, come potete vedere, tutti muniti dei loro occhialini e dei loro apparati per studiare e guardare il sole. L'eclissi continua, non so se riusciamo a vedere le immagini del sole in questo momento, siamo oltre la metà strada, ormai è quasi, sembra una falce di luna, in realtà è il sole quello che vediamo. Qui da Campo dei Fiori non posso dirvi altro che c'è un grande entusiasmo, tantissima gente ed è uno spettacolo. Quasi uno spettacolo più bello del sole, quasi guardare la gente che con tanta gioia e tanto interesse è arrivata fin qua, si è arrampicata fin qua per guardare questo fenomeno solare. Io vi restituisco la linea se non avete altro da chiedermi. Noi lasciamo temporaneamente le immagini dell'eclisse, su cui torneremo tra poco perché ci sono le altre notizie. Prima delle notizie dall'estero, altre immagini in diretta dall'eclisse. Giorgio Moro. Ecco, le immagini che la regia dovrebbe mandare in onda ora ci arrivano dalle isole Scilly, che sono un piccolo arcipelago britannico. Ecco, non le vedo, eccole, le vedete in questo momento, vedete il cielo è parzialmente coperto dalle nuvole, ma ciò nonostante si vedono delle immagini bellissime. Le isole sono le Scilly, un arcipelago a una cinquantina di chilometri ad ovest della costa britannica. Ecco, questa invece è la trasmissione internazionale. Di nuovo le immagini della eclisse che in questo momento si sta per chiudere, sta per diventare totale, mancano pochissimi minuti all'eclisse totale sulle isole Scilly. Sulla spiaggia di Marasaino ci sono decine di migliaia di persone, in questo momento, proprio in questo momento cala una oscurità notturna che è interrotta dalle luci di centinaia di flash delle macchine fotografiche. È uno spettacolo assolutamente straordinario, eccezionale. C'è all'orizzonte questa piccola isola che si chiama Monte San Michele, è sormontata in cima da un castello monastero, si scorgono le luci che la illuminano in questo momento, sull'acqua del canale della Manica ci sono moltissimi battelli, sono decine di migliaia le persone che hanno deciso o hanno pensato di osservare l'eclisse proprio dai loro battelli in acqua. C'è un chiarore vago che si va perdendo in questo momento, ecco, credo che siamo proprio al punto massimo, la gente sulla spiaggia grida, entusiasta, c'è, ripeto, decine di migliaia di persone, questa è la prima eclisse totale di sole in Inghilterra da 72 anni, la prossima è prevista nel 2090, sono arrivate decine di migliaia di persone nella sicura convinzione di non riuscire a vederne un'altra nella loro vita. Ecco, aspettate un attimo, cerchiamo un attimo di vedere come sta muovendosi l'eclisse, a quale velocità. Ecco, proprio adesso sul mare, sull'orizzonte, si è aperto un fascio di luce, la luce sta tornando, la luce sta
Ecco, sentite forse un attimo, cerco di farvi sentire le grida di entusiasmo, un attimo. Ecco, abbiamo una parte del cielo che si va rischiarando, mentre dalla parte opposta è ancora completamente coperto, ma adesso l'eclisse, sapete che va a una velocità di circa 1500 miglia all'ora, ecco, sta tornando la luce, il momento di massima oscurità sembra passato. A questo punto l'eclisse si sta spostando verso est, raggiungerà appunto le zone più meridionali e orientali della Manica, attraversando poi la Manica e proiettandosi sul continente. Ecco, da qui, dalla Cornovaglia, credo di potervi restituire la linea. Siamo tornati alla luce, non posso dire del sole perché non l'abbiamo mai visto, ma siamo tornati alla luce diurna. Grazie Antonio Caprara, caro, di averci accompagnato in questi emozionanti minuti in diretta dalla Cornovaglia, che abbiamo seguito con le immagini aeree dell'eclissi, proprio del momento dell'eclissi totale. Adesso torniamo rapidamente a Varese, vediamo come stanno andando lì le cose. Questa è l'immagine in diretta, forse abbiamo anche l'audio di Elena Ceva? Non so, forse sentite o forse no. Ti sentiamo. Pronto? Sei in onda. Direi che le immagini si commentano da sole, stiamo arrivando al culmine della tensione e dell'aspettativa. Tra l'altro voi non lo potete vedere perché vedete questa immagine che è quella fondamentale, ma io vi posso raccontare che qui si sta veramente oscurando il panorama e la luce si sta abbassando con una sensazione crepuscolare che vi faremo vedere. Ecco, qui già cominciate ad avere l'immagine di questa luce che non è più la luce del giorno, non è più la luce piena, perché questo sole che la luna sta rosicchiando poco a poco la sta portando via. È veramente, il panorama è duplice, lo spettacolo è duplice, perché come vedete attorno a noi, non solo in alto dove c'è il sole, lo spettacolo è unico, e il prossimo sarà fra 70 anni, quindi è un appuntamento a lungo termine. Grazie Elena Ceva da Varese, restate con noi, per seguire il viaggio del sole nero continua. Restituiamo la linea a Leonardo, buona giornata.